sabato, cari youtuberi. Allora, siamo appena scesi dal paese lettino che si trova sui Monti Matese e niente, abbiamo preso un po' di formaggio di capra fresco, buonissimo, e abbiamo un caro amico che fa il pastore, che lo fa proprio lui, quindi siamo sicuri del prodotto. Ora ce lo portiamo a casa e niente, me lo stagiono a casa, quindi tra un mese sarà pronto da mangiare, e anche se si può mangiare fresco, per carità. Niente, adesso stiamo andando in un paesino che si chiama Cusano Monti, e vedete c'è anche un po' di presenza di neve, e questo paese è famoso per la famosa sagra dei funghi porcini. Si trova a circa un'oretta dal Matese, quindi è cos'è, in provincia di Benevento, è in provincia di Benevento questo paese. E niente, questa sagra dei porcini è famosa in tutta Italia e si fa nel periodo di settembre-ottobre, che dura circa un mesetto. Tra l'altro è stata classificata come una delle sagre più economiche e più belle d'Italia, quindi è una grande abbuffata di mangiata. In poche parole, tu entri in questo paese, parcheggi, cominci a camminare per il paese, è tipo presepe come paese, come predisposto, e man mano che sali e scendi per questo paese a piedi, la cosa caratteristica che vedi proprio le donne che aprono i balconi, mettono i timpalli con, non so, i peperoni ripieni, le melanzane, oppure non so, ci sono negli angoli di questi paesi, ci sono gruppetti improvvisati con la fisarmonica, vino, e la cosa buona pure che fanno il caciocavallo impiccato con le bruschette, con i funghi porcini, buonissimi. E io la consiglio questa sagra veramente, perché come ho già detto è una sagra tra le più economiche e più belle d'Italia, forse una delle poche sagre oneste che abbiamo nella nostra bella Italia. E quindi è Cusano Nutri, in provincia di Benevento. E niente, adesso andiamo a comprare appunto dei funghi porcini secchi, perché noi ogni anno veniamo almeno due o tre volte in questo paese per comprare questi funghi porcini, e che poi bene o male ci durano il tempo che dura, insomma, fino a quando finiscono. Niente, allora, cosa vi devo dire? Nient'altro, vi saluto e un bacione da Camper Relax. Ciao ciao!